Federico, 3 anni a Verona, importanti anni per il tuo percorso di crescita. Voglio cominciare da lì, ti chiedo qualche ricordo di quell'esperienza. Bah, sicuramente è un'esperienza bellissima, ho lasciato qua tantissimi amici, ho ancora tanti amici, è sempre bello tornare per rincontrarli e ricordarci un po' il passato, e sicuramente è anche stato un momento di crescita personale a livello rugbistico, ma anche proprio personale di maturità, quindi insomma bellissimi ricordi. Senti, ritrovi un club, il Verona Rugby, che è cresciuto in maniera esponenziale da quegli anni, si è strutturato come realtà di primissimo livello in Italia. Ti chiedo sia che effetto ti fa e sia come vedi da lontano, ma non sei poi così lontano da Verona, la crescita del Verona Rugby. Ha fatto non uno ma 100 passi avanti rispetto a quando ero qua, quindi è diventato un club di elite, ha una struttura che permette ai giovani ma anche alla prima squadra di esprimersi e cercare di migliorarsi giorno per giorno, quindi è sicuramente un punto di riferimento per il rugby italiano e ha tutte le possibilità per continuare a far meglio e migliorare. Ci dici qualcosa di questo nuovo gruppo Italia? Tra nazionale maggiore e nazionale A l'obiettivo è lavorare in sinergia. Sì, assolutamente, è un insieme di 60-70 giocatori che sono interscambiabili o comunque hanno l'ambizione di diventare interscambiabili, quindi c'è un mix tra giovani e meno giovani che danno comunque un'opportunità e un'energia nuova a quello che è la struttura Italia, quindi è un progetto ambizioso e soprattutto che guarda a lungo termine, quindi non all'immediato, ma far crescere i giovani, dare l'opportunità di essere pronti quando verranno chiamati. Adesso che hai scavallato ormai i 30 anni, ti chiedo un piccolo bilancio della tua carriera, forse qualche infortunio di troppo che ti ha rallentato, ma ogni volta hai saputo rialzarti, sempre pronto a tornare a battagliare in prima linea. Sì, ormai 30 anni sono passati, però ogni anno mi ha regalato qualcosa nel brutto e nel buono. Gli infortuni purtroppo fanno parte del nostro gioco e ti insegnano anche a reagire, a rialzarti e continuare a lottare. Sì, nel nostro sport è fondamentale, quindi ho cercato di trovare quello che di positivo mi potevano dare queste situazioni e sono maturato ancora di più, quindi sono felice.